Sono 5 le persone rimaste ferite in 2 incidenti che hanno interessato le strade del territorio ionico nelle ultime ore. L'ultimo sinistro si è verificato poco dopo le 7 di martedì sulla strada statale 172 dei Trulli. Una Fiat Punto con a bordo 3 giovani è uscita di strada sfondando il guardrail e terminando la sua corsa sulla complanare che conduce all'ospedale Moscati. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Taranto che hanno dovuto estrarre uno degli occupanti della vettura rimasto incastrato nell'abitacolo. I sanitari del 118 giunti sul luogo del sinistro hanno trasportato i 3 feriti all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Si tratta di 2 giovani di 22 anni ed uno di 25. Sono tutti ricoverati nel nosocomio tarantino in codice rosso ma non sarebbero in pericolo di vita. Il 25enne, il più grave, ha riportato una frattura esposta del femore e diversi politraumi. Saranno i carabinieri ad accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Un altro incidente si è verificato invece nel pomeriggio di lunedì sulla strada statale 7 che collega Taranto a Grottaglie in direzione della città delle ceramiche. Dopo lo scontro, una delle 2 autovetture dapprima ha impattato il guardrail, poi si è ribaltata. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi e trasportati al Santissima Annunziata. Il conducente dell'auto che si è ribaltata è giunto al nosocomio ionico in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Taranto.